Ciao e benvenuto sul canale YouTube di GMC Impianti, sono Marco Grattò e oggi ti voglio far vedere una nostra realizzazione dove ci hanno chiesto in un ristorante di climatizzare due stanze e fare un ricambio aria adeguato per l'esigenza, perché lamentavano il fatto, oltre di avere aria calda e fredda, di avere anche un ricambio aria, perché con l'affollarsi delle persone, con il riempimento del locale, il problema iniziava a essere l'aria pesante, magari anche cattivi odori, comunque problemi. Quindi in questo caso qua abbiamo fatto un impianto con canalizzazione ad alta induzione per avere una diffusione ottimale. Abbiamo inserito un recuperatore di calore che va a dare aria nuova e a estrarre l'aria viziata, un'unica macchina con uno sdoppiamento dei canali all'ingresso dell'impianto, del vano tecnico dove sono alloggiate le unità interne. Comunque in questo video ti faccio vedere intanto la parte esterna dove siamo fuori adesso. Eccoci qua. Allora, questi due canali qua, questa è la ripresa dell'aria. La ripresa dell'aria scende di lì, entra nello scambiatore di calore, che è il recuperatore. All'interno di questa macchina c'è, all'interno lì in mezzo, c'è lo scambiatore di calore che cede l'aria fredda che viene estratta dall'ambiente, perché in questo caso stiamo facendo climatizzazione, cede l'aria fredda, il freddo all'aria nuova che entra da qua, passa di lì e va su da quel canale là, ok? Quindi questo è il discorso del ricambio d'aria, perché in questa maniera noi andiamo a prendere l'aria dai bagni e dalle due sale in maniera tale da cambiare l'aria al momento del bisogno. In più sono state montate queste due unità, ognuna che va a condizionare la sala grande e la sala piccola. Tutto è stato montato su una struttura, abbiamo fatto fare un basamento in cemento all'esterno, in maniera tale da far stare tutto in un unico blocco, tutto il sistema. Qua abbiamo lo scarico condensa, eccolo qua, questa è la condensa che sta tirando fuori dall'ambiente. E basta, queste sono le macchine, mi sono messo in una posizione in cui è possibile fare una buonissima manutenzione con una canna dell'acqua, qua andare a pulire in caso di necessità almeno due volte all'anno, perché in questo caso l'impianto farà anche da pompa di calore primaria. Il recuperatore invece va utilizzato al momento del bisogno, quando c'è la necessità, perché la sala si sta riempendo. E qua abbiamo la parte dei filtri. Aprendo questo pannello qua si vanno a pulire i filtri dell'aria di rinnovo e qua si vanno a prendere i filtri dell'aria di immissione, quella aria che si riprende dall'interno. Eccoci qua, questo è l'esterno. Attualmente l'ambiente è già climatizzato, poi faremo un video anche all'interno. Eccoci qua, siamo all'interno. Allora, questo è il tubo della ripresa, quello che ti indicavo prima. Questo qua è un tubo che va a fare, si vede poco perché abbiamo poca luce, la ripresa dei bagni, è un tubo spiro con tutte le sue valvoline. Questo è il tubo della mandata, praticamente noi mandiamo in schiena alla macchina. Questo è il pleno, ha il suo tubo di ripresa dell'aria e di là c'è il tubo di mandata, qua c'è, adesso devo inserire il filtro. Ecco, tutti questi pezzi sono fatti su misura in base all'occorrenza. E qua abbiamo la prima macchina. Qua abbiamo la prima macchina dove vado a mandare l'aria. Qua c'è una curva, li gira, si abbassa, entra dentro nel muro e dentro poi andremo a vedere. Qua uguale la ripresa dell'ambiente e qua abbiamo la mandata dell'aria e l'altra macchina. Quindi abbiamo una macchina che manda in una sala e una macchina che manda in quell'altra. Qua abbiamo le due riprese, una del recuperatore e una delle unità, e quindi in un vano tecnico di circa 5 metri per 4 siamo riusciti a far stare tutto il materiale che serviva per il nostro impianto. Dopo andiamo giù in sala. Adesso ci troviamo all'interno del ristorante, questa è la prima sala, la sala esterna, che è tutto a vetrate. E come diffusione dell'aria c'è questo canale ad alta induzione.
Quindi lassù è dove eravamo prima, dove c'era la ripresa e la mandata. Qua abbiamo la mandata con questo canale qua, eccolo qua. Questo ha una diffusione ottima perché si riesce a bilanciare l'aria in tutto il locale senza creare correnti o fastidi alle persone che sono sedute. Addirittura si riesce a uniformare tra il pavimento e il soffitto, c'è al massimo un grado di differenza, quindi da proprio dalla parte alta del soffitto alla parte bassa c'è un grado di differenza, sia in estate che in inverno, in maniera tale che non ci sono correnti fastidiose di aria fredda o aria calda. Questa è la sala grande, il suo comando, e questa invece è la sala piccola, il canale che è un po' più piccolo, ma concettualmente è la stessa cosa, solo che qua l'abbiamo diviso in due tronchi. Eccolo qua, là ci andrà la griglia. Eccola qua. Bene, poi nei bagni invece cosa abbiamo fatto? Avendo un sistema a ricambio d'aria, abbiamo, come vedi, estrazione aria nuova e comando. Nei bagni abbiamo inserito le valvoline di ripresa, ogni bagno ha la sua valvolina di ripresa, quindi cosa fa l'aria? L'aria viziata, parte dell'aria viziata che è stata trattata, quindi è calda e fredda, arriva dalla stanza, passa dalla porta, che adesso non si può sentire, ma passa, si sente proprio mettendo la mano, si sente l'aria uscire da lì, passa dal bagno, quindi lo raffredda, lo riscalda, passa da sotto la porta lì e viene tirata su da sopra il bagno. Quindi oltre a portarsi via gli odori sgradevoli, portiamo e riusciamo a raffrescare e riscaldare anche i bagni. Eccoci, questo è tutto, ci vediamo alla prossima.